Siamo stati 2 volte in Cina, sì, è stata un'esperienza straniante in quanto è un posto completamente diverso da qualunque altro posto che abbia mai visto. Credo anche che posso dirlo a nome di tutti, insomma. E quindi suonare lì è stato quel di più rispetto a suonare in altri posti, proprio per la diversità del pubblico, le città, lo stile di vita, il cibo, tutto. Stare in tour in Cina è stato abbastanza allucinante in senso positivo. È il primo posto dove veramente ti senti di essere estraneo a tutto. Dovunque guardi non capisci cosa c'è scritto. Dovunque senti delle parole non hai idea di capire cosa c'è, quindi devi ritornare un po' ai gesti, ai sorrisi, no? E sperare per il meglio. Non sempre va bene, tipo per il cibo. Talvolta è che i gesti non servono perché i numeri Persino i basta. numeri sono diversi, Sono quindi non diversi. occorre. Quindi. Di anche via i gesti. È la Cina, Garbo. La Cina è vicina, La La Cina, Cina è capito? vicina, La Cina già, 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 già. è qua ed è là Ed è su e anche giù. ed è anche giù. Lituania 1! Per esempio sono nato nel 99, alla fine del 99, quando io avevo già praticamente pronto il primo disco di Yami Marco, in versione provino così. E poi abbiamo subito cominciato a registrarlo in studio, la formazione era diversa, c'era Alessio Castaldello alla batteria, Isacco Maretto alla chitarra, Nicola Crivellari al basso e abbiamo registrato il primo disco così. Poi il secondo disco Phonic to Slang con la stessa formazione nel 2001, l'abbiamo registrato, è uscito nel 2002. Poi nel 2003 abbiamo fatto, sempre con la stessa formazione, un concerto con Kawabata Makoto, abbiamo fatto l'EP live The Wrong Cage, che grazie a quell'EP siamo riusciti ad andare a New York nel 2003, cominciare a farci conoscere all'estero. Da lì la ristampa del 2003 con Lexicon Devil dei primi due dischi, il contratto con Sub Pop e la registrazione di Valende,
che l'abbiamo fatto solo io e Alessio da soli.